per i motivi che ho espresso prima, io sono nel tempo in cui sono stati realizzati quasi la totalità di quegli alloggi, lavoravo al Comune di Castelfranco, ero fra quelli che li hanno assegnati, conosco quasi tutte quelle 130 famiglie che vi abitano e che sono all'interno di quei fabbricati, Treville, Villarazzo, Salvatronda, tutti quegli alloggi là. E quelle famiglie sono entrate nell'80, 77, 78, perché sono grosso modo di quel periodo, sono le stesse famiglie che ci sono adesso, hanno fatto figli, i figli si sono emancipati, sono sposati, hanno acquistato la casa, ma sono sempre le stesse famiglie che continuano ad abitarti da lì. Non c'è stato un cambio fra quelle che conosco io. Per cui ritorno al discorso di prima. Per cui siccome non c'è scambio, il mercato è bloccato di quegli alloggi. Non capisco dov'è la finalità sociale. Se io non do una casa e gli dico per tutti gli anni in cui questa famiglia vivrà in questa casa è tua e continuerai a pagare un reddito di 80, 100, perché alcuni di quelli sono anche miei parenti, 80 euro al mese e per 50 anni usufruisci di questo bene pubblico, non so che prospettive ha mio figlio rispetto a questo. Comunque rispondo al discorso delle spese. Certo che abbiamo fatto una simulazione dei costi. Se noi sostituiamo i costi di gestione, cioè tutte le attività che svolge attualmente l'AEP di Castelfranco con il suo personale e le sostituiamo, che se io sommo solo le voci del personale e comparo le spese dei costi di gestione che ci verranno eventualmente addebitati nella convenzione dall'ARTA di Treviso per la gestione, cioè per quello che fa il personale di Castelfranco, la spesa è dimezzata, cioè si liberano 200 euro. Allora, io come ho detto appunto all'inizio, diciamo, sono qui in veste di consigliere comunale, metto a disposizione le mie conoscenze, ma il fatto che una persona svolga una determinata professione non significa che sia onnisciente su tutto quello che riguarda una determinata azienda. Io seguo appunto da anni, e l'ho detto nell'intervento precedente, il discorso graduatorio, cose di questo genere, e ho illustrato la norma perché questo fa parte del mio patrimonio conoscitivo e lavorativo. Tutti gli altri aspetti sono aspetti che vengono trattati ad altri livelli, capito? Quindi l'assessore può dettagliare le singole voci della convenzione, perché è noto che esisterà o esiste una convenzione dove devono essere fatte delle valutazioni di carattere economico. E poi l'altra valutazione da fare è se il personale rappresenta un costo, 5, 6, quanti sono non mi ricordo, verranno assorbiti dal comune, quindi sarà un costo per il comune, con che peculiarità professionali, perché decidere di fare un tipo di intervento, ad esempio sulla manutenzione, siamo sicuri che una soluzione diversa permetterà la soluzione di tutti i problemi manutentivi degli alloggi ERP di Castelfranco, della EP? Esiste una sorta di panacea dando a un altro ente la soluzione appunto dei problemi manutentivi? Poi mi riferisco all'intervento dell'assessore. Il fatto che da diversi anni ci siano 130 famiglie negli stessi alloggi non deve essere assolutamente un buon motivo per dire che gli alloggi devono essere venduti. C'è una norma che fino ad ora non mi risulta sia stata abrogata. Esiste un articolo 26 e 27 della legge regionale 1096 che stabilisce quali sono le casistiche per dichiarare la decadenza dall'assegnazione, quindi morosità, non rispetto di alcune condizioni.
Ora, il fatto che non ci sia turnover penso sia anche una responsabilità della politica. Perché responsabilità della politica? Perché non è stata fatta programmazione a medio e lungo termine, non sono stati fatti investimenti in questo tipo. Non possiamo pretendere che col FLIT facciamo sparire 130 famiglie perché esse sempre stesse. Cioè, dobbiamo capire che se non c'è turnover vuol dire che queste famiglie rientrano nei requisiti previsti dalla legge 1096. Allora, se vogliamo creare prospettive per il futuro, dobbiamo investire per il futuro, dobbiamo fare scelte, come ho detto prima, di carattere diverso. Dobbiamo iniziare a livello locale a ragionare a livello di bilancio. Se lei assessore ha un avanzo di amministrazione non vincolato, deve avere l'impegno di vincolare parte di quell'avanzo di amministrazione, che certamente non sarà di 4 milioni di euro come avviene nella mia città, a favore dell'edilizia residenziale, che può essere manutenzione, può essere interventi di altro tipo. Quindi sono le scelte di carattere politico che determinano il futuro della città a tutti i livelli. Dopo solamente un minuto, perché fra tante cose che ho sentito questa sera non ho sentito una che riguarda gli inquilini, perché qui, non qui in questa sede per carità, ma fuori, volano tutti alto. Parlano, il buon Gianni mi può dare credito, quando ero rappresentante degli inquilini insieme al Consiglio di Amministrazione ci siamo battuti perché l'allora IACD rimanesse a Castelfranco. Adesso non so più che pensi filiale, dico la verità. Però la mia domanda è questa, tutti volano alto, hanno mai chiesto all'amministrazione comunale, l'AEP, l'Ater di Treviso, cosa ne pensano gli inquilini, che sono coloro che devono subire tutto questo stato di... Perché non chiedete all'inquilino se partecipa alle spese della manutenzione? Io questo l'ho sempre detto, ma no, siete voi che siete non so, criticate, siete indietro. Ma le proposte ci sono, state. Voi avete avuto una manutenzione triennale con l'impresa tasca, non so, forse non magari è confusione, tu mi sei spessato. Però adesso parlo in diretto perché un sindaco più il controllo di quello che dico. Non mi risulta di aver detto mai parlare di soppressione dell'azienda. Qualcuno? Il sindaco sul giornale ha fatto credere. No, Sarmati, questa sera ho... Quando ti scrivi? Io non leggo il giornale, salvo la gazzetta dello sport, io non leggo nessun altro.